risponde: ma sai Nicola, io non ho un incarico di governo come hai tu. Io sono semplice presidente di un partito. Va a fare il comizio risente di quella situazione, è il comizio più avanzato, più proteso verso i comunisti, fa un discorso, dice con chiarezza che per salvare l'Italia ci vuole l'alleanza col Partito Comunista. Certo che questo non va bene agli americani, non va bene a chi la pensa diversamente. Noi abbiamo quella situazione e lui la pensava così. Ecco, mica gli danno la macchina blindata. Ma io ho raccontato questo per dirvi che alla commissione, a questa nuova commissione Moro, ho letto quando ha voluto interrogare Mastella, Mastella gli ha raccontato quel che vi ho raccontato io di quel viaggio. Ebbene, ho visto, leggendo lo stenografico di quella seduta, ho visto che Mastella viene contestato da Grassi, Gero Grassi, che è uno dei principali componenti, ma anche il presidente, vedo che appoggia Grassi, dice Grassi sostiene, ma le macchine blindate allora non si producevano in Italia e non poteva avere certo la macchina blindata. Guardate che io quella scritta oggi Fiori, domani Moro, gliel'avevo consegnata proprio perché facciano qualcosa, perché non si è saputo chi è responsabile. Cioè, hanno detto che è la macchina blindata. E in quel caso anche questa commissione vorrebbe continuare sulla strada vecchia a dire che le macchine blindate non c'erano. Io ho dovuto scrivere, quando ho letto quello stenografico, ho dovuto scrivere una lettera al presidente Fioroni, al presidente, perché ho visto che anche Fioroni, noi abbiamo bisogno di chiarire questo problema della macchina blindata, se perché all'epoca non si producevano, si producevano. Ma insomma, io ho mandato il brano di un discorso di Andreotti che, interrogato da noi sul fatto della macchina blindata, ci disse: ma se Moro l'avesse chiesta, senz'altro, no, questo è Cossiga che dice, se Moro l'avesse chiesta, sappiamo che Moro era schivo a chiedere, ma senz'altro io avrei provveduto. Mentre Andreotti racconta che quando ci fu il passaggio delle consegne, lui gli disse della macchina, se voleva tenersi la macchina poteva farlo, anche perché, aggiunge Andreotti, i miei autisti, quella macchina blindata per loro era pesante e preferivano una macchina più leggera. Moro rifiutò perché, nella consapevolezza che non avendo più incarichi di governo, la macchina doveva essere lo Stato a stabilire a chi spettava la macchina blindata, e lui non è che la chiedesse, non l'ha mai chiesta, questo è un dato di fatto. Ma è certo che se tu leggi quel cartello oggi Fiori, domani Moro, niente, poca responsabilità che io abbia, avrei preferito che la macchina blindata se la prendesse Moro anziché Darida, che il giorno 16 marzo, quando io sono entrato in Parlamento a Montecitorio, proprio entrava anche lui, ma lui scendeva, mentre io arrivavo a piedi, lui scendeva dalla macchina blindata come sottosegretario del Ministro degli Interni. Ora, sentirmi dire, da leggere nello stenografico,
che allora non si producevano, che macchine blindate in Italia ancora non ce n'erano, ho dovuto scrivere la lettera e ho mandato il testo di un'interrogazione, perché io quando ero mi sono interessato di questa questione della macchina blindata e avevo presentato un'interrogazione nel 1986 e il buon ministro Scalfaro, che era ministro degli interni, mi rispose. Io chiedevo quante erano le macchine blindate a disposizione dell'amministrazione pubblica prima del 16 marzo e dopo il 16 marzo, qual era il costo a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Finanze, del Ministero degli Interni. E diligentemente il ministro Scalfaro, il ministro degli Interni, mi rispose, e ben ricordo i numeri, 4 macchine blindate le aveva il Ministero della Difesa, 13 macchine blindate le aveva questo nel 1977, che diventarono prima del 16 marzo del 78, 26 al Ministero degli Interni. E l'ho mandato a Fioroni perché lo informasse i deputati di questa, perché questa storia della macchina blindata sembra una sciocchezza, ma o le cose le fai e le precisi, o altrimenti tutto rimane nel limbo. Ecco, e a proposito del libro, io devo ritornare in merito, purtroppo Barbacetto ho capito che non viene più, ho capito. E sul patto di onestà. Ho già detto che quando avviene il comunicato numero 6 della condanna a morte di Moro, nel comunicato si dice non ci sono segreti. Poi nel comunicato numero 9, quello famoso dell'esecuzione, che si annuncia che stiamo eseguendo la condanna a morte, si annuncia che per quanto riguarda gli interrogatori di Moro e le risultanze del processo gli atti saranno trasmessi per via dell'organizzazione interna clandestina, saranno messi a conoscenza, cioè le organizzazioni combattenti. Bugia, bugia lampante, perché non l'hanno mai trasmessa niente. E poi invece abbiamo che dopo la morte di Moro viene incaricato dalla Chiesa per che cosa viene incaricato dalla Chiesa? Sì, per combattere, per ritornare a combattere le Brigate Rosse, come dalla Chiesa aveva già fatto in precedenza, ed era questo il titolo per cui appare quell'incarico. Ma io sono convinto che dalla Chiesa ha qualcosa di più di incarico, perché in quel decreto si fa accenno, si dice espressamente che ha il compito di coordinare i corpi di polizia nell'antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, e i servizi segreti. Mai in precedenza era avvenuto un fatto del genere, cioè nel decreto di investimento